שלום עליכם קריברי, עוד שימש השם סותרים מסכת עירובין דף כ"ג. אורן יציא עמוד על המשנה עם דף כ"ב עמוד ב' אלפין את אל עמוד כואטר ליגה דסותו. אחד באור הרבים ובאר הרבים ובאר היחיד עושים להם פסים. סיה ומפוצו פובליקו קונטיננטה אקווה ויבה דיסורג'נטה sia un pozzo pubblico di acqua piovana e acqua, diciamo, può essere acqua di irrigazione, acqua fluviale, uberechit, e sia un pozzo di acqua di sorgente, un pozzo privato, appartenente a una persona privata, a un individuo. Contenente acqua viva di sorgente, ossia in passin, è permesso fare i passei biraot, le colonie angolari. Aval le bore yachid, ossia lo mechitza gvoa asar tfachim. Però per un pozzo contenente acqua piovana appartenente a un individuo, ciò non è permesso, è permesso può solo fare un muretto attorno. E veramente e non intende un muretto proprio, può essere una parete fatta di corde, qualsiasi cosa abbiamo già studiato che divide, che crea una divisione. Divrei Rabbi Akiva, ciò insegna, così insegna Rabbi Akiva, abbiamo già studiato anche questo. Rabbi Uda ben Baba Omer E non si impassina ella le bere rabbin bilvad. La viuda ben Baba Omer è permesso fare passi birot solo per un pozzo pubblico che contiene acqua di sorgente. Vela Shaar ossin chagura gvoa sarat vachim. E per gli altri tipi di pozzi, altri tipi, si può fare un recinto di corde tutto attorno all'altezza di 10 vachim. Mettiamo Daf, dice Gemara, Amar Rav Yosef Amar Yuda, Amar Shmuel, Alacha che Rav Yuda mi beava. Amar Rav Yosef Amar Yuda Amar Shmuel, lo utru, passe birot, ela le bermayim chayim bilbad. E la domanda è ovvia, e adesso la Gemara risponderà alla domanda, non menziona neanche qual è la domanda. Per quale ragione era necessario di menzionare due tipi di insegnamenti, due tipi di halachot, che veramente essenzialmente dicono lo stesso. Spiega Barao, Utsriha, sono necessari tutti e due gli insegnamenti. Diashmina halacha ke Rabbi Yehuda ben Bava, se avesse detto che halacha ke Rabbi Yehuda ben Bava, avamina derabim, che è permesso anche un pozzo contenente acqua piovana, va firmo con asim. Vede che tani per Rabbi la fuca era viuda e la ragione per cui menziona un pozzo contenente acqua di sorgente che è pubblica è per escludere ciò che ha insegnato Rabbi Akiva, che secondo Rabbi Akiva anche un privato che ha un individuo che ha un pozzo con acqua di sorgente e secondo Rabbi Akiva è permesso, perciò per escludere ciò che non è permesso. Kamashmaran, de lo utru passe birot ela le bermayim chayim. Viesh minam bermayim chayim, se avesse menzionato solo che solo acqua di sorgente è permessa, avamina lo shnad rabim, lo shnad yachid, avremmo potuto pensare che un pozzo di acqua di sorgente, sia pubblico sia privato, è permesso. Kamashmaran, alachak rabiuda mebava, perciò dice che la halakha con Rabbi Yehuda ben Bava che è permesso solo un pozzo pubblico di acqua di sorgente, però non un pozzo di sorgente privato. La Sevarà di Rabbi Akiva, che permette di usare sia i due tipi di pozzi pubblici e il pozzo di acqua di sorgente di un individuo privato, è perché riguardo ai pozzi pubblici è così. Riguardo al pozzo con acqua sorgente, non c'è rischio che possano portare
perché l'acqua di sorgente non si assecca mai, perché c'è sempre acqua. E perciò anche nel caso di pozzo privato, un individuo privato, anche l'acqua esiste sempre, non si assecca mai e perciò non c'è rischio. Perciò in un pozzo di acqua piovana di un privato, siccome si può seccare, uno può scordarsi che il pozzo è secco, e allora in tal caso questa zona attorno ai passi Birraot e questa proprietà di questa qualità di essere Rishuta Yachid viene obliterata perché non c'è più acqua, perciò diventa parte di Rishuta Rabim e perciò non si può portare, e uno potrebbe scordarsi e portare il Shabbat. Nel caso di pozzo pubblico di acqua piovana, dice Rebbe Akiva, che non c'è rischio perché uno ricorda l'altro, anche se non c'è più acqua dentro il pozzo, perché acqua piovana si è seccato, però uno ricorda l'altro e non c'è rischio che portino. Mentre invece Rabbi Yehuda ben Bava è dell'opinione che se è un pozzo di acqua, un pozzo pubblico di acqua piovana, c'è il rischio che qualcuno porti, nel caso che non viene ricordato un altro, non c'è nessuno, può succedere che qualcuno porti, perciò la vita in Bibava lo vieta, e così infatti è l'alakha. Continua con Mishnah, Odamara Biuda Ben Bava, e ancora ha detto la Biuda Ben Bava, Akinava Karpaf, Sheen Shivim Amav Shiraim, Ashivim Shimav, Ashivim Amav Shiraim, המוקפות גדר גבוהה 10 טפחים, או un giardino. Carpaf è un terreno recintato che ha una misura di 70 mot, vishiraim e rimanenza, intende di, veramente sono 2/3, 72 terzi. Per 72 terzi, che equivale, se fate la moltiplicazione, equivale a 4.994 amot quadrate. E abbiamo detto che il Mishkan, il tabernacolo nel deserto, il cortile aveva una misura di 50% amot, perciò 5.000 amot, mancano 6 amot, 6 amot quadrate. E devono avere e un gader, un recinto alto 10 tefachim. Metaltelim betocha, è permesso di portare dentro questo karpaf, ulvaci eba shumira o bedira, però a condizione che ci sia dentro una capanna di un custode, di un guardiano, o bedira o di una casa residenziale, una casa nella quale vivono la gente. O Shetes Mukhalir, oppure che sia vicina alla città. Rabbi Yehuda Omer, Afilo Emba Ela Bor Vishia Humeara, Metaltelim Tocha. Rabbi Yehuda dice che non è necessario avere né Shomira né la capanna di custode né un'abitazione, è sufficiente che ci sia sia un pozzo sia un canale nel quale può essere, non importa cosa c'è dentro, umeara, una spelonca. Se c'è una di queste tre, allora è permesso di portare in questo karpav, secondo la Biuda. Rabbi Akiva Omer, afilo enba achat mikolelo, anche se non c'è nessuna di queste cose, metaltelim tocha, bivaci eba shivim ama vishiraim, ashim ama vishiraim. E secondo Rabbi Akiva non è necessario nulla, solo che però che la condizione sia compiuta, che le dimensioni di questo carpaf siano di 70, e qui non dice 2/3, ma dice la rimanenza. 70 è qualcosa per 70 è qualcosa. Rabbi Eliezer Omer, ima età orca yater al rochva, se la lunghezza era oltre alla larghezza, afilo amahat, em bedaltelim tocha. Se la lunghezza era maggiore della larghezza, filo di persino di una amà, non è permesso portare in questo karpav.
Vuol dire che secondo Rabbi Eliezer il Karpav deve essere quadrato. Rabbi Yossi Omer, Afilo Orka Pishnaim Berochvah, Metaltenim Tocha. E Rabbi Yossi dice che è permesso che sia, che la lunghezza può essere il doppio della larghezza, è permesso di portare questo. Vedremo ancora come che spiegherà che intende fino al massimo del doppio. Amma Rabbi Lai, Shamatim Rabbi Lazar, e qui correggono Rabbi Eliezer, non Rabbi Lazar. Ovviamente, sì, c'erano alcuni Rabbi Lazar, ma comunque qui scrivono che deve essere Rabbi Eliezer. Vafilo hi che vet kur, che perfino se è di una grandezza di vet kur è permessa. Behen shamatim meno, e ho udito una seconda cosa, che anche chazer shachach ha mehem ve lo ire beto asur mi lechnisu leotzilo, aval hem utar. Dice così: se ci sono alcune abitazioni che sono aperte a un cortile comune e tutti gli abitanti che fanno parte di questo, che usano questo cortile, che le loro case conducono al cortile, hanno tutti fatto il ruv tranne uno di loro. Adesso dice che questa persona che non ha fatto il ruv deve dire anche verbalmente che abbandona questa proprietà. Si intende per Shabbat, lo dice così solo per Eruv, affinché lui, come se lui non fa parte degli abitanti, e che lui dà la proprietà agli altri, come se gli altri fossero diventerebbero i padroni della sua casa, e allora loro possono fare Eruv. E dice perciò che lui non può portare le sue cose dal cortile per la casa, però loro è permesso portare anche nella sua casa. Vechen shamati meno shiotzin dar kebalin be pesach vechazati al kol talmidav vikashi li chaver velo mazzati. E la terza cosa che ha udito, che si può usare questa pianta, che arkebalin, invece di, in cioè come maror per il seder di Pesach. E c'è chi dice che è una liana attorcigliata attorno alle palme e ha un gusto amaro, per questo può essere usato come maror per la seder. E c'è chi dice che è lingua cervina, che si chiama Philitis scolopendrium. Scolopendrium qui non è scolopendra, il lungo verme pieno di verme velenoso con pieno di zampe. Qui è una pianta che è, dicono, simile allo scorpione. Infatti c'è chi cambia le lettere di Arkebalin a Akrabalin. Potete vedere dal lato, qui lato sinistro, la Gemara dice Akrabalin. Così ci sono alcune versioni. Chiede la Gemara, mai tana da katane ve'od? Che cos'è che insegna Rabbi Yehuda ben Bava, che per la quale ragione che non conosciamo ancora, la Mishnah inizia con Ve'od e ancora di più ha insegnato Rabbi Yehuda ben Bava. Ile ma se perché mishum de tana le chada le chumra ve katani achriti mishum achi katani ve'od, forse perché ha insegnato due insegnamenti che sono ambedue rigorosi, che la Mishnah precedente Rabbi Yehuda ben Bava ha insegnato che non si possono usare dei pozzi pubblici con acqua piovana, e la nostra Mishnah ha insegnato che un Karpav non può avere oltre Bezzatayim. Perciò la Mishnah ha usato questa espressione Ve'od. Ve'a Rabbi Yehuda detana le chada le chumra ve katani achriti ve lo katani Ve'od. Ma nella Mishnah nella Mishnah che menziona Rabbi Yehuda, che ha insegnato un insegnamento alle Chumra, e questo si riferisce alla prima Mishnah di questo Perek, e anche la nostra Mishnah, e non dice Ve'od.
spiega la Mara, Atam Apsikura Banan, Achal Apsikura Banan. Lì la Banan hanno interrotto perché hanno detto che il caso è diverso, perché c'è per esempio il caso di Ghina e di Karpaf che è diverso. E qui Rabbanan non l'hanno interrotto. E dice ma la Becholecha de Apsikura Banan lo Katani, vuoi forse dire che ogni caso che i Rabbanan hanno interrotto non viene, non si menziona Veod? Vea Rabbi Eliezer de Sukkah de Apsikura Rabbanan, nel caso di Rabbi Eliezer de Sukkah in Masechet Sukkot, che Rabbanan l'hanno interrotto. Vekatani Veod, e lì invece c'è scritto sì la parola Veod nella Mishnah. Ata bemilte hu de afsekua, lì nel caso di Rabbi Eliezer, che dove c'è scritto Veod, è perché Rabbanan hanno interrotto, però hanno menzionato qualcosa che riguardava riguardante a ciò che Rabbi Eliezer stava trattando. Però acha bemilte achriti afsekua, ma qui Rabbanan nella prima Mishnah dell'inizio di questo perek, Rabbanan hanno interrotto e hanno menzionato qualcosa che veramente non c'entra, hanno menzionato Bikinau Bikarpav, che veramente non ha grande relazione con ciò che ha detto Rabbi Yehuda, perciò non c'è scritto Veod. Rabbi Kiva Omer, Afilo Enba Echad Mikolel Metalteli Mitocha. Rabbi Kiva ha detto nella nostra Mishnah che non è necessario che ci sia né la capanna di un guardiano e né un'abitazione né un pozzo né un canale né una spelonca, e non necessita nulla, perché può essere un carpav. Voltiamo il daf. Chiag mara Rav Kiva hainu tanakama, veramente Rav Kiva ha insegnato esattamente ciò che ha insegnato Tanakama, che è permesso avere Bezzatayim solo per Ghina e Karpav, e se aveva e se è per abitazione può essere di più di 70 e qualcosa, per 70 e qualcosa. Risponde la Gemara, Ike Benai o Davar Muat, la differenza tra di Rabbi Akiva e Tanakama è che Tanakama dice che Bezzatayim sono 50% a Mot, che sono le misure, le dimensioni del cortile del Mishkan, del tabernacolo, e che sono 5.000 cubiti quadrati, mentre invece Rabbi Akiva dice che sono 72 terzi per 72 terzi, che danno un totale di 4.994 cubiti quadrati, che sono di 6 cubiti quadrati meno della misura del Tanakama. Questa è la differenza tra loro. E questo è ciò che dice qui la Gemara, Davar Muat. Detania Rabbi Yehuda Omer, Davar Muat, Yesh Shishivim Amah Beshiraim, Velo Nato Chamim Bo Shiur, Vekama Shiur, Saataim, Kechatzer Mishkan. Qual è la misura? La misura è come Bezzataim, che è la misura del cortile del Mishkan. Minani Mie, dove sappiamo ciò? Rabbi Yehuda de Markra, Orech Hachzer Mea Bama Veroha 50 50. La lunghezza del Hachzer era 100 amot e la larghezza era 50-50. Cosa vuol dire 50-50? Deve dire qui la larghezza era 50, perché ripete la parola 50? Adesso spiega. Amara Torah Tol 50 Vesavev 50. Prende 50 perché c'era l'altare da un lato dei 50, dall'altro lato 50 per 50 era completamente aperto, non c'era nulla. Perciò prendi questo cortile, che ha la misura 50 per 50, e prendi l'altra misura dei 50 dell'altro lato, cioè l'altra metà, dell'altro lato, l'altra metà del cortile, e avvolgilo tutto attorno, e crea una superficie di 100 amot, però avvolgendolo tutto attorno. Potete vedere qui c'è un Rashi famoso sul lato sinistro che fa tutto questo calcolo. E Rashi di Bura Matkhir, Ela Amara Torah Tol 50,
si trova a sedici righe da sopra. E se siete curiosi, potete studiarvelo in santa pace. E io già l'ho studiato alcune volte nel passato, anni fa. Però non ha nessun senso che cominciamo a fare questo punto adesso, che veramente non ci giova molto. E specialmente che oggi prendiamo un calcolatore e vediamo la radice quadrata di 5.000 e vediamo esattamente quanto è. Perciò questa espressione di Hamishim ba Hamishim vuol dire prendi 50 e fai strisce e mettila attorno agli altri 50 per creare una superficie di 5.000 cubiti quadrati, però che è un quadrato, non è rettangolare come la forma del cortile del santuario, del tabernacolo, il tabernacolo del deserto. Shatei dikra b'mai k'tiv. Che cosa si riferisce questo versetto che dice Hamishim ha-Hamishim? Perché per che scopo dobbiamo prendere questi Hamishim e avvolgerli attorno agli altri Hamishim? Amar Abaye amed mishkan al sifat Hamishim, kidei she-Hamishim ama lefanav ve-Sivim ama lekol ruach ve-ruach. E se hai la metà del mishkan, da un lato 50 e dall'altro 50, metti il Mizbeach, l'altare adiacente a questa linea centrale. E nella lunghezza dell'altare parallelamente alla lunghezza del cortile del Mishkan, nella metà. Rabbi Eliezer Omer, imma età orca, come si chiama Mishnah che dice? Rabbi Eliezer Omer, imma età orca yater al rochba, afilo amah achat, e metaltenim tocha. Beh, Tania, invece abbiamo studiato un'altra braità che dice diversamente, Rabbi Eliezer Omer, Ima eta orca yeter al pishnaim berochba, se la lunghezza era doppia, cioè la lunghezza era di una misura di due volte la larghezza, afilo ama achat emet alterim tocha, però se era oltre questa misura, persino di una ma, di una sola ma, è già vieta di poter portare in questo terreno recintato. Amar Rabbi Barabbai, Kitna Nami Matnetin, Yeter al Pishnaim Birochvatnan. E che la lunghezza era più del doppio della larghezza. Iachi, Ainu Rabbiosi. Allora se è così, è la stessa cosa. Hanno detto sia Rabbi Eliezer sia Rabbiosi hanno detto la stessa cosa. I cabinali, la differenza tra di loro è ribua Rabbanan. La differenza è questa, che secondo Rabbiosi il quadrato è preferibile che sia quadrato, però è possibile anche un rettangolo, che sia la lunghezza sia doppia della larghezza. E secondo Rabbi Lazar dice che, scusi, Rabbi Eliezer non fa differenza. E può essere. Non c'è preferenza. L'essenziale secondo Rabbi Eliezer è che la lunghezza sia meno del doppio della larghezza, qualcosa di meno, che non sia esattamente la lunghezza e il doppio della larghezza. Rabbi Yossi Omer, Itmar, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yuda, Amar Shmuel, Alacha che Rabbi Yossi. L'alacha è come Rabbi Yossi. Rabbi Amar, Amar Rabbi Yuda, Amar Shmuel, Alacha che Rabbi Akiva, Vitarvayo le Kula. L'alachà è come Rabbi Yossi e Rabbi Yehuda ben Shmuel dice che l'alachà è come Rabbi Akiva, Vitarvayo le Kula, e tutti e due sono le Kula, sono miti nella legge, Utsriha, sono necessari. Dieci mila l'alachà che Rabbi Yossi, Avamina, Ad Ika Shomira Obbedira, Kamashmalan l'alachà che Rabbi Akiva. Se avessi detto che l'alachà è come Rabbi Yossi, avrei potuto pensare che ci vuole per forza la capanna del custode, del guardiano, o un'abitazione.
Perciò ci viene insegnato che la halakha di Rabbi Akiva che non sono necessari. Viesmina la halakha di Rabbi Akiva, se avessi detto solo la halakha di Rabbi Akiva, avamina de arrivecati lo, avrei potuto pensare che se è rettangolare non è valido. Kamashmalana che Rabbi Yossi che è valido se è rettangolare. Adesso, prima di cominciare questa sughia, che veramente è molto corta, però è abbastanza complessa, e voglio dirvi alcune regole, alcune leggi a questo riguardo. Chiunque vuole assorbire questa sughia per capirla veramente, sarebbe un'ottima idea di ascoltare alcune volte quello che alcune regole che sto per dire adesso, perché ci vuole un po' di tempo per assorbirle. E una regola importante che troviamo qui nel Gemara, che dice così: Imu kafli dirà mutar kol ha-shetach, cioè se questa zona, questa parcella, questo terreno recintato è stato recintato a scopo residenziale, allora è permesso usarlo per qualsiasi superficie, anche se una superficie oltre di pezza a time, oltre di 5.000 cubiti quadrati, come ho già menzionato questo alcune volte. Perciò scopo residenziale non si intende che la persona abita nel campo, si intende che usa questo terreno per usi normali, per usi personali, per la persona stessa, non come magazzino o per piantare delle verdure. Adesso vedremo questo caso. Adesso, se ha seminato verdure, parlerò intenzionalmente lentamente perché ci vuole un po' di tempo per assorbire tutte queste regole. Adesso, se ha seminato delle verdure nella maggior parte del terreno, ogni parte della frase è importante, sto parlando della maggior parte del terreno, allora così facendo lo scopo originale del terreno, se era per scopo residenziale, ora è stato obliterato ed ora riceve il din di giardino o carpaf, dipende dello scopo per il quale lo userà. Se ci pianta delle piante, lo semina, allora c'è un din di giardino. Se lo usa come, diciamo, magazzino, allora c'è un din di carpaf. E in questi terreni, sia giardino sia carpaf, è vietato portare se aventi superfici superiori a bezza time, oltre 5.000 cubiti quadrati. Se non ha piantato in tutto il terreno, la parte non piantata riceve lo stesso din del resto della parte piantata, che è stata piantata, e perciò è tutto vietato, perché non è separata una parte dall'altra, e questo è secondo Rabbanan e non secondo Rabbanan. Vedremo adesso subito. Shimon non è di questa opinione. Secondo Rabbanan, come abbiamo studiato che c'è un grande cortile, un piccolo cortile, se il piccolo cortile è aperto al grande cortile, però non c'è divisione tra di loro, e ci sono dei casi che il grande cortile è permesso e il piccolo è vietato. In questo caso comunque sarebbe un po' diverso, che ambedue i cortili sarebbero vietati, sia la parte piantata sia la parte non piantata, perché come abbiamo detto che c'è questo din che sempre una parte che è vietata e la parte è permessa e aperta alla parte vietata completamente, e non c'è recinto tra di loro o divisione o parete divisoria tra di loro, allora è tutto vietato. Adesso, è permesso portare in un terreno che ha meno di bezza time, anche se low kafle dirà, anche se non è stato recintato a scopo residenziale, come Rabbi Akiva, e come se la maggior parte della ghinà, e anche se è ghinà, se è giardino, non vieta. Adesso, dice Rabbi Shimon, che si possono portare e trasferire utensili tra carpaf, gagot, chazarot e carpifo, cioè tra tetti, cortili e
terreni recintati, a condizione che erano fuori, cioè non erano in casa, questo intendo fuori, che erano fuori in uno di essi quando entrò il Shabbat. Chazal hanno istituito un divieto di portare tra una zona delle tre e la casa, anche se appartengono alla stessa persona. Se un oggetto era dentro la casa quando entrò il Shabbat e poi fu portato fuori nel Chazer, nel cortile, non si può più trasferire dal Chazer al Karpat. Se aveva un cortile nel quale ha seminato nella maggior parte, Rabbanan vietano di trasferire tra la parte incolta e la parte seminata. Abbiamo già detto questo. Poiché una è considerata Chazer e l'altra Karpaf, e una vieta all'altro, e perciò secondo Rabbanan è vietato portare entro tale recinto, mentre Rav Shimon lo permette. C'è una differenza tra se sono stati piantati dei vegetali, cioè diciamo hanno seminato, oppure hanno piantato degli alberi, che alberi sono considerati le dirà, come se fossero stati piantati per una zona residenziale, poiché è piacevole sedere all'ombra tra gli alberi, mentre invece vietano vegetali che non sono le dirà per uso di abitazione, di uso residenziale. In un terreno avente meno di Bezatai, se la minor parte del terreno è stata seminata, è permesso portare sia in uno sia nell'altro, poiché tale minor parte è considerata insignificante. Però se è Bezatai ed è seminata o piantata intendo non con alberi, intendo con piante, ed è aperta tra un chazer e l'altro, ciò vieta tutto, poiché è considerato importante, questo secondo Rabbanan, non secondo Rav Shimon. Adesso, se secondo Rabbanan è un karpaf che è aperto al chazer, se il karpaf è Bezataim, allora vieta il chazer. Perciò, se era meno di Bezataim, se è piantato più della metà, vieta, e se meno della metà, allora dipende. Se meno di Bezataim, allora è permesso ovunque, anche secondo Rabbanan. Però, se era esattamente Bezataim, è permesso secondo Rav Shimon e vietato secondo Rabbanan. E se è più di Bezataim, allora è vietato secondo tutti. Vedremo la Gemara che riguarda colui che ha rapportato tutti questi insegnamenti, che è Rabuna Ben Rabushua. Vediamo adesso. Ci sono due versioni che opinano qual è la sua opinione esatta. E riguardo al terreno di Bezataim, il quale è stato seminato meno della metà, ci sono due opinioni nella Gemara, una che è permessa e una vietata. Adesso vedremo ciò che dice la Gemara. Adesso continuiamo. Karpaf shehu yoter mi Bezataim. Un karpaf, questo terreno recintato, che ha una superficie maggiore di Bezataim, oltre 5.000 cubiti quadrati. Shukaf dirà che è stato recintato a scopo residenziale e perciò è permesso portare in questo terreno. Nisrarugo, se è stato piantato per la maggior parte con verdure, Reo che Ghinave Asur, e allora è considerato come un orto ed è vietato. Ho tradotto fino adesso Ghinà, ho tradotto giardino, avrei dovuto veramente tradurre orto e non giardino. Perciò cambio la versione Edes e quello che ho detto fino adesso è orto. Perciò è considerato come un orto che non è considerato più zona residenziale e perciò è proibito a te per tutto il Karpaf, per tutta la zona, benché è stato piantato per la maggior parte. Scusate.
perché un terreno che è stato piantato con verdure non è adatto per essere, non dico neanche per abitarci, ma neanche per usarlo per scopi privati. E Nitabe rubò, se è stato piantato con alberi, allora in questo caso arevu che chazer mutar, in questo caso è considerato come un chazer, come un cortile davanti, che sta davanti a una casa, e perciò è permesso. Perché la gente che ha degli alberi è piacevole camminare e sedersi tra gli alberi. Nisra rubò, se la maggior parte del terreno è stato piantato con verdure, Amar Ravuna Breda Yoshua, ha detto Ravuna Breda Yoshua, l'Omaran e la Yoten Bezataim, ciò che abbiamo detto in questo caso, che solo questo è solo se è stato piantato oltre 2 Sataim, però. Perché in questo caso la zona che non è piantata è aperta adesso e ciò lo vieta. Avalli in Bezzatai mutar, però se questo terreno aveva una superficie di Bezzatai mesate, in questo caso o meno, allora in questo caso è permesso portare. Perché siccome questo orto è troppo piccolo per essere considerato e avendo una certa importanza, e perciò, cioè, se fosse importante potrebbe proibire, ma siccome è troppo piccolo per proibire, perciò è permesso di portare in tutto il Carpaf. Keman, secondo chi è questo insegnamento? Che Rabbi Shimon, Ditnan, abbiamo studiato che Rabbi Shimon Omer, Echad Gagot, sia tetti, e v'chad chazerot, sia cortili, v'chad karpifot, sia karpifot, terreni recintati, rishut achat en le kelim sheshavtu b'tochan, e sono considerati tutti e tre come una proprietà che è possibile, che è permesso trasferire tra l'una all'altra durante Shabbat. Però ve lo le kelim sheshavtu b'toch habayit, però non è permesso nel caso che c'erano utensili o oggetti che erano dentro la casa. E secondo Rav Shimon si possono portare tra un tipo di proprietà all'altra, però a condizione che erano lì quando è entrato Shabbat, cioè erano fuori, non dentro la casa. E perciò ciò che dice Ravuna, che ci sono due tipi di proprietà, cioè una è un orto e l'altro è una zona incolta, che è aperta, e secondo Rabbi Shimon è permesso passare tra una e l'altra, che queste zone che sono aperte. E secondo le fila Rabbi Shimon, le Rabbi Shimon Ami, Kivan Denizra Rubò, siccome la maggior parte del Karpaf è stato piantato, Aveau Miuta, la parte minore è considerata meno importante e perciò è considerata secondaria, e ubatile le gabbe ruba, perciò è considerata secondaria la parte maggiore e la parte piantata, e siccome è un carpaf che ha oltre bezzatain, perciò è vietato portare. Però e adesso la Gemara dice che non è possibile che Ravuna Breda Yoshua permette un karpav che è stato coltivato per la maggior parte, perciò la Gemara vuole cambiare la versione e studiare diversamente, vuole dire così. E la Itmar Achitmar, veramente se abbiamo studiato non è così, bensì Amiuta, che ciò abbiamo studiato, che la maggior parte del Carpaf era piantato, questo indica, o si può dedurre da ciò, che se era la minor parte del Carpaf era stata piantata, allora è permesso, Amiuta Shari, allora è permesso portare. Amar Ravuna Breda Yoshua,
L'Omaran è la dello Havi Bezataim. Questo è solo se è stato meno di Bezataim, però se era Bezataim, se era precisamente Bezataim, allora è proibito. Perché siccome era questa zona piantata è importante e non è secondaria alla zona incolta, e perciò vieta. Secondo chi è questa opinione? Che Rabbanan, con Rabbanan, che le proibiscono passare, trasferire da un tipo di zona a un'altra, che proibiscono di trasferire tra Karpav e Hazer. Adesso la domanda porta un'altra spiegazione. E si tratta di una zona che è stata seminata per meno della metà. Deravirmi amidifti matne lekula. Virmia Midifti studia che questa, ciò che ha detto Rabbuna Ben Joshua è commitezza. Aiuta Shari, perciò si può dedurre da ciò che ha insegnato che se la parte minore del Karpav è stata piantata, allora è permesso portare. Amra vuol dire Yeshua, l'Omaran e la Bezataim, ciò che abbiamo detto è solo se sono piantate e due Bezia precisamente, avrete in Bezataim solo, però se sono state piantate oltre due Bezataim, allora è vietato. E intende dire che se erano esattamente Bezataim, allora è permesso, invece la possibilità precedente ha detto che Bezataim sono vietate secondo Rabbanan. Cioè, vediamo che la disputa è nella misura di Bezzanaim precise. Secondo la prima versione, che è della Gemara, non c'è un nome di chi l'ha detto. La Gemara in generale ha detto questo. Ha detto che Bezzataim, che è precisamente Bezzataim, è vietato. Invece questa possibilità, questa versione, secondo la Virmi Amidifti, che lui ha studiato che se la superficie è di Bezzataim precise, allora è permesso secondo la Yeshua. E scusi, secondo Rabbi Shimon. Perché secondo Rabbi Shimon non c'è un caso che un tipo di zona vieta un altro. Secondo Rabbi Shimon abbiamo detto, se ci sono due parti, una Karpaf e una Hazer, uno vieta l'altro. E invece secondo Rabbi Shimon no. E perciò se la parte piantata non ha oltre due bezzea, allora è permesso e uno può portare da una zona all'altra, la zona incolta alla zona piantata, come ho detto, come da un Karpaf e Hazer o viceversa, eccetera. Però se questo Karpaf è oltre due bezzataim, allora anche Rav Shimon è d'accordo che ciò è vietato. Adesso, Nitarubo, Arika Hazer Mutar. Se la maggior parte di questo Karpav è stato piantato con alberi, allora è come un Hazer, è permesso portare. Amravuda Amaravimi. Ve'u she'asuin itztableot. E questa condizione è che gli alberi sono stati piantati in file regolari. Però Rav Nachman invece dice afalpisce ena sui mitzablot, anche se gli alberi sono stati piantati in maniera irregolare, anche è permesso portare in questo Karpav. Mariuda iglare beraguna bera Yeshua. Bar Yehuda, scusi. Chazenu leanu delo avide itzablot, vide che c'erano dei Karpaf in quella zona che non furono piantati in maniera regolare. Bicametaltele bigavaio, e la gente portava lì. Amarle chiese, lo savar la mar lehade avimi, non pensa lei, cioè Ravuna Braviuda, che è dell'opinione di Avimi, che è vietato portare in questo tipo di Karpav, che gli alberi sono piantati irregolarmente. Ma lei, anche Rav Nachman,
Io sono l'opinione come Rav Nachman che anche se gli alberi sono stati piantati irregolarmente è permesso. Amar Rav Nachman bar Shmuel, Kalpaf yeten betzataim shelo kaf ledira. Un Kalpaf che è stato piantato forse terminiamo qui. Sì, terminiamo qui. Grazie per l'ascolto e che Hashem vi aiuti in tutto ciò che fate nella vostra vita.